Denti stretti e pipistrelli in culo. C'ho un pisello nel sedere. Scaleno dopo scaleno. All together we stand. All together we play. Questo è un disegno. Ragazzi, oggi è un giorno importante. Non solo andremo a visitare la voragine che tanto desiderate, ma oggi è uscito anche il videomontaggio del ritorno epico su YouTube della persona che mi ha spronato a fare video, della persona che era la mia fonte di ispirazione circa 5 anni fa. Il suo nome è Alessio, il suo canale si chiama Ganja HD. Mi farebbe davvero molto piacere se cliccaste il link in descrizione e andaste a vedere il suo video sul suo canale. Un ritorno veramente epico in grande stile, un pollicione per lui e un pollicione per questa serie sul canale nostro. Buona visione. I have a pen, I have a pen. Amo tu spaghi. Oh, basta sta musichetta, basta. E a proposito di mele, The Red Apple mi scrive: se l'attesa di Timmy fosse essa stessa Timmy? Ma lo sai che secondo me hai ragione. Oh santo Dio, ora capisco perché ho un cappello in testa. Bene ragazzi, questo è Happy e bentornati nel 23° episodio della serie di The Forest. L'ultimo appuntamento che trovate in descrizione è stato molto particolare. Io pensavo di scendere all'interno della voragine, ma in realtà ero infilato in un'altra grotta dove c'erano altri pericoli e altri mostri strani. Quello che dobbiamo fare oggi è crearsi una strategia normale senza rischiare di morire ed entrare all'interno della voragine dove si vocifera ci sia Timmy. Quindi io escluderei a priori tutte le cose strane. Va bene, ci buttiamo, ha ragione lui. Siamo nel nostro accampamento. Che okay, non mi fa passare dall'altra parte. Io ho letto tantissimi dei vostri commenti e come al solito non posso far altro che ringraziarvi anche per tutti i mi piace, tutte le condivisioni. Voi siete pazzi, questa serie la state amando più non lo so di quanto amate me. Voi preferite questa serie a me, io lo so. Vabbè, quando finirà mi abbandonerete. Comunque, tornando alle cose serie, non so come si fa a fare un ponte che mi porti sopra alla vostra voragine, dove in fondo ci dovrebbe essere un laghetto. Cioè io dovrei buttarmi con un salto della fede all'interno di un potenziale laghetto che probabilmente non esiste. Bene, ben venga, mi piace questa idea. In realtà non è che io abbia tante alternative, o faccio così o faccio così. L'ultima volta però non siamo riusciti ad entrare nell'unica grotta che veramente volevo visitare, ovvero quella che mi conduceva ad un livello più basso della voragine. Se la voragine è alta 100 metri, io riuscivo ad arrivare almeno a 50 metri e direi che è una cosa buona e giusta, no? Immagino siate d'accordo con me su questa cosa. Però, come se non bastasse, l'ultima volta ho sbloccato quella grotta lassù in cima senza rendermene conto. Ci sono passato sopra e non l'ho vista. Se vado nella voragine e trovo Timmy, dopo devo scappare, quindi non ho più tempo di visitare un'altra grotta, o sbaglio? Quindi in realtà la scelta migliore sarebbe andare proprio là per adesso, anche se so che voi volete che mi butti in quella dannatissima grotta, lo so, ma da quanto ho capito è molto pericoloso. Mi fate fare un tentativo di katana su un albero che avete detto in un colpo solo dovrebbe tagliarlo? Non mi pare, non mi pare proprio, anzi non fa proprio niente, non fa. Arrabbiati, è impazzito raga, il mio si è bevuto il cervello. Calmati zio, levategli subito sta katana di mano che impazzisce, anzi guarda, avvolgiamo l'accetta nella stoffa così che poi nella notte possiamo accenderlo quando vogliamo e leva l'accendino, si sprega. Vuoi farmi capire che tu non riuscivi a nuotare in un metro d'acqua, hai dovuto per forza immergerti. Cercherò di non giudicarti, ma mi limiterò a guardare le stupidaggini che fai. Dobbiamo andare in diagonale per così... regolare sta cosa. Ma sai che secondo me quella grotta non porta a nessuna parte, a meno che non ci sia qualcosa di utile per noi da usare nella voragine. Io non so che cosa mi aspetta d'altronde. Venite qua un attimo voi. Aspetta che ti chiappo. E uno. Queste iguane le squartiamo una dopo l'altra, così che anche se dovessi prendere un po' di danno sull'armatura posso rifarmela un po'. Però la tua amica l'avevo vista. Chi va piano va sano e va lontano, eh. Tranne tu. Tu non vai da nessuna parte, né tanto meno sana. Prendi pure questo. Non è un iguanicidio, non esistono. Non posso trasportarla, sei serio? Ehi, 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 bella amica, dove vai? Ogni mattina un'iguana si sveglia e sa che dovrà essere più veloce di Stepney, ma non lo sarà. È laggiù, vero? Mi sa proprio di sì, se non mi ricordo male. Evitavo volentieri di spaccarmi le giunture delle caviglie, ma se proprio necessario si fa. Perché c'è un'iguana pure in tenda? Ma non ha senso.
Dove pensi di andare? C'è solo un piccolo dettaglio. Io non ricordo la strada. Da dentro, dove caspita devo passare? Devo scendere, poi risalire la grotta. Boh, può darsi. Tanto qua non c'era nessuno, quindi guarda, vado allo sbaraglio, senza paura, denti stretti e pipistrelli in culo. Nonostante io abbia visitato questo posto, quanto? 3 giorni fa, non so più dove andare. Devo scendere, sì, è la strada giusta. Vai! Mio mio, c'ho paura! Oh! Ma ti sei rincitrullito? Scendi! Non c'è nessuno qua che fa paura, tranquillo. Al massimo gli diamo un colpo in testa. No, 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 aspetta. Scendi, piano piano. Qua scendevamo ancora un pezzo. È vero? No. Non è vero. Stai sereno, Step, che qua non c'è più nessuno. Interessante. Qua non ci siamo mai stati. C'è un buco da fare. Lanci la dinamite e aspetti l'esplosione. Si scende ancora. Ogni episodio con Stepney è a sé. Vedi, ne succedono di tutti i colori. Forse è un metodo alternativo per arrivare nello stesso punto. E ci sta, non mi stupirei fin troppo. Una testa, un'altra testa e niente. Tutto qua? No. C'è una barriera. Aspettate. Permesso. To-do list updated. Non capisco se questi sono spuntati oppure no. Sembrerebbe di sì. Ma siamo dove l'altra volta oppure no? Non riesco a capirlo. Ma sì che siamo dove l'altra volta. Questa è la mega voragine. Non è la mega voragine. Invece sì, è la stessa. Abbiamo trovato un altro metodo per raggiungerla. Vediamola così, dai. Che qui c'era il piccozzo per salire. Sì, io mi ricordo di tutto. Tranquillo. Qui attenti al salto della fede. Oh, bella rincorsetta. E via di là. Non stare attento. L'altra volta qui era spawnato un mob che non c'era. Sì, insomma, un indigeno. Non vorrei che mi facesse paura. Perché hanno messo un rampino qua? Ah, giustamente, non ce la facevo. Dovrebbe essere questo il punto giusto, no? Ora si esce e è la parte giusta. Com'è che mi sembra ridotto peggio dell'altra volta? Non so come mai. Niente dinamite? Ah, grazie. Ah no, sono flare. Fanculo. Questo è il livello massimo che possiamo raggiungere dall'interno. E secondo me, piano piano qua, si può anche scendere. L'unico problema è che se muoio, muoio. Ma dai, you don't say. Proviamo a scendere? Volete provare? Va bene. Piano piano. Andiamo verso il centro, sì, non c'è bisogno di fare il salto del vuoto, il salto della fede. Gradino dopo gradino, scaleno dopo scaleno, come dicevano a scuola durante l'ora di geometria. Ce ne andremo presso il centro, piano, Step, piano, non esagerare. Sei sempre appeso a una voragine, ricordatelo. Ma quello laggiù è un mostro, cioè... Santa miseria. Non abbiamo di certo paura di queste cose noi, ma figuratevi. Comunque sono in fondo, cioè non vorrei farvi capire questa cosa, ma sono veramente in fondo. Non è un mostro normale. Non è un fottutissimo mostro normale, è un boss. Però laggiù era una cavolo di esca. In realtà è lui il mostro da uccidere. To do list update. Eccolo qua, find a way to the sinkhole. L'ha spuntato. Ora dobbiamo trovare un modo per ucciderlo però che laggeggio. Prendo una bomba. Una bomba deve essere semplice, no? Tiè. E la piazzi là, sotto ai piedi. Ciao bello. Come lo uccidiamo se non funzionano le bombe? Prendiamo la spear e proviamo a infilzarla da lontano. Boh, non so che dirvi. Ma è culetti. Aia, aia. M'ha preso? Mi sta prendendo tanto. Non può essere così forte però se ci pensate bene, eh. Piano piano dovremmo uccidere noi. Ma le mani ci faranno un po' di danno saltandoci addosso. Oddio, non mi sta prendendo. Lo sto doggiando tantissimo. Con quel culo brutto c'hai. Brutto sei. Brutto. Sangue, sangue. Quando esce il sangue è una cosa bella. Ma c'ha un pisello nel sedere. In realtà pensavo facessero più danno sti aggeggi, eh. Fa abbastanza pena. Ma quanto sarai brutto? Quanto farai pena? Non lo so. Salta, salta con questi braccini monchi. Vieni, bello. Vieni. No, no, i rinforzi no però, eh. Così è ingiusto, così è ingiusto. No. Così lei è ingiusto. Va bene, ah, prima te, poi tua mia. Va bene. Oh, buono, stati buono, stati buono, stati buono, stati buono. Non muore. C'hai benedetto. Ah, questo è caduto. Coglio. Ma cosa vuoi far paura a me? Ma levati dai 3 passi. Scemo. Sta diventando notte. No, vero? Butrillone, mori. È tempo di mangiare, bere e cura. No, curarsi no, non devo curarmi, non mi aveva fatto niente. Vabbè, come avete scritto che devo a tutti i costi potenziare la katana. Ma non si può fare. Mi avete mentito, spudoratamente anche. Levala che non ci piace e fa pena. Cosa c'è qua giù in fondo? Rocce, sassi, acqua. Altri mostri stra... No, bello. Come faccio ad entrare al centro, scusate? 2 quesiti importanti. Quesito numero 1. Come faccio a tornare in superficie una volta che ipoteticamente ho ritrovato Timmy? Non ci torno in superficie, vero?
Ma voi lo sapevate questo? E adesso che faccio? Adesso sono fregato. Io non volevo che questa serie finisse male. Doveva finire bene, doveva essere una bella esperienza. All together we stand, all together we play. C'è una grotta, questo mi avete detto, no? Quindi la grotta la devo trovare. Eccola qua la grotta. C'è la grotta, sono nella grotta, ragazzi. Sono vivo, sono nella grotta. Scendi, scendi giù. Ma che si fa a scendere? Così. Vai. Oh mammina, ma se è tutta acqua, come fa a esserci Timmy, ragazzi? Timmy è morto, io lo so. Timmy è morto e nessuno di voi me l'ha detto fino ad ora. Avete ipotizzato che fosse scappato, che avesse fatto famiglia, moglie, figli. Non so dove andare. A parte che non si vede niente. Poi, boh, acqua su acqua. Non è che ci siano tante opzioni. Facciamo così. Ipotizzo che Timmy abbia messo delle tracce, ovvero delle assi di legno in qua e là. O magari piano piano, andando avanti così nella grotta, rispuntiamo nell'oceano e a quel punto veramente fanculo Timmy. E faccio una zattera, chi si è visto, io lo dico. Lo dico molto sinceramente. Mamma mia, paura. Batti cuore. Ho anche schivato tutti i mob cicciottelli e mi aspettavano là fuori. Si sembrerebbe risalire in questo momento, eh. Anzi, sono sicuro. C'è l'acqua, l'ossigeno. Ciao. C'è nessuno. Questo è un disegno. È un disegno di Timmy. Guarda. Questo sono io, papà nuota in mezzo ai pesci all'acqua per venire a salvarti. Sì, sono io, figlio mio, sono io. Leva staggeggio. Salve. Sì? Devo scendere? I have a pen, ma un c'ho l'audio Apple Step che deve cervellarsi per creare sotto una colonna sonora per il video di The Forest, perché Mare Mahane è un fan mai la registrazione, non so il perché, e spero che questo video comunque vi sia piaciuto, il prossimo probabilmente è uno degli ultimi di The Forest, ciao!